Allora, mannia, a due parole dobbiamo attendere. Una e due parole, te li apri la ricca però. Sì. Allora, buttare il giornale la sentuta a mangiare tu. Sì. Lo sa, so cosa succede a mangiare che scompare una vicerita. Sì, non dite, sì. Lo sentisse. Oh, eh? Lo sentisse. Sì. Oh. E io avete ieri mattina, ieri quando finite a lavorare, fino a ieri sera che sono stato al comando dei carabinieri. Ah, hai capito? Non ti interessa perché? Va bene, ma non ti interessa perché? Non ti interessa. Segui tu l'autore giornale, gioco e porca mura, lasciami stare, me ne devo andare a lavorare, me ne sto andando a lavorare. Sì, ma io ti volevo risolvere. Ma tu mi rompi il c***o mio quando mi sente. Quando io ti dico una cosa, se tu non vuoi fare arrabbiare, tu andiamo a schiena alla diritta. Ho sentito il giornale e mi ricordi. Ti dissi ieri sono stata al comando dei carabinieri dal pomeriggio alla sera, ora tu ancora mi rompere le c***o a fare le domande. Va bene, ma scusa, nonna. Scusa, non ti chiedo il giornale e ti leggo il giornale. Va bene? Sì. Punto e basta, non mi chiamare più al telefono per oggi. No, va bene, no. Ecco, della serie non mi parlare al telefono, non mi chiamare al telefono, non mi dire nulla, non leggi i giornali, sono stata dai carabinieri fino adesso, sapeva di essere intercettata. Donaldo. Sì, beh, tutti questi elementi sono veramente impressionanti. Beh, anche l'errore della casa sbagliata, insomma, questo veramente fa rabbrividire, così come se fosse vero che il pozzo non era stato mai perlustrato, insomma qualcosa veramente di... adesso dopo 17 anni non so la scienza quanto possa dopo 17 anni riuscire a trovare un elemento in un pozzo, insomma, quindi è tutto veramente così assurdo e inquietante. E come ha detto il vescovo ieri Mogavero nella fiaccolata, che è ora che si rompa questo silenzio, no? Per dare pace alla famiglia, perché emerga la verità, perché i silenzi non si possono più sopportare, no? Io vorrei anche questa iniziativa, per carità, sono sicuro della buona fede, come diceva anche Riccardo, di questo signore che ha offerto quella somma. Lo trovo anche nello stesso tempo uno squallore se qualcuno soltanto per una somma dovesse dire chissà che cosa. Magari invece mi appello ai credenti, no, di quella zona. Se qualcuno si definisce tale, di ricordarsi che solo la verità ci fa liberi, di togliersi il peso che ci può essere, no? Una coscienza che è rimasta troppo sorda e silenziosa. Il problema è un po' quello che dice Donaldo, cioè il fatto di offrire dei soldi, tanti soldi, $50,000 a chi sa qualcosa. È chiaro che poi una denuncia di questo genere diventerebbe pubblica e uno dice intanto perché non hai parlato fino adesso, diventerebbe reo comunque di un crimine, sì. No? Almeno di sapere di aver taciuto, per cui questa offerta economica sicuramente aveva fatto un po' parlare televisioni e giornali, però di piazza, come dire, no? Capisce? Guardi, io lo posso anche capire. Però guarda, il mondo di oggi, la realtà che a volte i soldi fanno aprire, diciamo, la memoria alla gente, perciò ognuno la prende come la vuole, se in qualche modo si riesce, anche qualcuno da lontano, non necessariamente quelli vicino a Mazzara, perché io sono d'accordo che uno che era coinvolto non parlerà per i $50,000, però se la bambina si trova fuori e qualcuno sa qualcosa, era quello l'intento vero, non tanto per fare smuovere la memoria a quelli di Mazzara. Certo. Non però dentro il paese, però, ma fuori. Vabbè. Però diciamo che le coscienze non devono essere risvegliate dai denari, le coscienze sì, devono essere risvegliate però dal senso di onestà, di verità, certo, che ognuno è tenuto a dare veramente in una coscienza che non si può all'improvviso svegliare per due soldi, insomma. Però il mondo reale purtroppo non è sempre così, non funziona sempre così purtroppo. Però io credo. Scusa.
scusate, che se la cosa venisse gestita con grande riservatezza, cioè senza dare pubblicità mediatica alla prima telefonata che arriva, cioè svolta nelle cose, se si fa in silenzio, tenendo conto che il reato di favoreggiamento, ammesso che ci sia, perché poi sapere se non viene interrogato non è favoreggiamento, è prescritto, potrebbe anche portare a qualche cosa, sempre che si faccia, cioè la storia della ragazza russa, purtroppo è stata gestita da una televisione russa che puntava soltanto al clamore, la famiglia ha risposto con grandissima dignità e allo share e i soldi, ma quella poteva essere gestita in maniera completamente diversa, senza che se ne sapesse niente, una pista si esamina. Se c'è una parola estranea a questa storia è riservatezza. Hai ragione, ma questo è il problema. Se c'è proprio una cosa che non esiste in questa storia, purtroppo. Quello che è successo ieri pomeriggio a Rai 2, intanto però, prima di mostrarvelo e di commentare quello che è accaduto, volevo ritornare un po' indietro nel tempo. L'appartamento di Anna Corona all'epoca dei fatti non fu perquisito perché lei fece accomodare la polizia e i carabinieri in casa della vicina. Ecco dove si trova il nostro Edoardo Lucarelli. Andiamo, vediamo un attimo. Ecco, vedete? Ecco, lei, Edoardo, mi mettete in diretta. Edoardo, grazie. Ecco, lei invece di farli accomodare in casa sua, li fece accomodare nella casa, nell'appartamento a fianco, quello della vicina. Vediamo un attimo. Si recano nella via Pirandello a casa di Anna Corona, ex moglie, per trovare Pulizzi e cercare la minore Denise Pipitone. In quel luogo la Corona li fa accomodare nella casa della vicina, che si allontanerà perché comprende la delicatezza del ragionamento. Anna Corona, come indicato nell'atto di accertamento redatto il 2 settembre, gli farà controllare la casa, ma loro indicheranno nell'atto casa di Corona. Solo a dibattimento si avrà modo di scoprire che la casa in oggetto di accertamento era quella al pian terreno e non anche quella al secondo piano in uso ad Anna Corona. I giudici si interrogano su un fatto. Occorre ora passare al secondo aspetto significativo riguardante l'eventualità che fu la Corona spontaneamente e con naturalezza a proporre di entrare nell'appartamento della No, stavamo dibattendo proprio su questo, cioè come è possibile che sia successa una cosa del genere, Edoardo? Eh sì, è stata una grande, una grandissima leggerezza che forse appunto proprio in un momento critico perché erano passate proprio dalla scomparsa di Denise, forse potrebbe aver annacquato in maniera decisiva le indagini. Eccola qui, questa è la casa della vicina di Anna, il palazzetto è lo stesso, ma insomma la casa di Anna l'abbiamo fatta vedere, quella che ha quelle serrande rosse dove lei qui non vive più da un paio d'anni, ma insomma ha vissuto molti anni, e lei fece accompagnare appunto gli investigatori proprio qui in quest'altra casa, e nessuno fece, questo bisogna dirlo, un controllo preciso, perché questa casa, ovviamente sapendo quelli che erano i rapporti tra Pulizzi e la Corona, quello che poteva aver determinato la nascita di questa bambina, il nuovo rapporto con Piera Maggio, è chiaro che dovevano prestare forse un'attenzione diversa, come avrebbero dovuto forse, dice qualcuno, analizzare quel pozzo praticamente in maniera immediata, forse anche fare una verifica di quale fosse la casa di Anna sarebbe stato determinante. Dobbiamo dire che la figlia Jessica è stata assolta nel 2017 perché è andata a processo in via definitiva, però insomma questo tipo di indagine forse andava fatta in maniera più accurata. Sì, io appunto, allora la sentenza del processo per la scomparsa di Denise ha assolto Jessica Pulizzi. Dunque, subito dopo la sentenza, Piera Maggio con forte determinazione dà pieno sfogo a tutte quelle che sono le sue perplessità. Sentite. È impossibile veramente essere qui davanti, dopo tutto quello che abbiamo attraversato, dopo tutto quello che è successo, dopo tutto quello che veramente ho dovuto subire da queste persone, sono qui davanti a che cosa? A un nulla di fatto, dopo 9 anni. È veramente irriprovevole, ma veramente irriprovevole, che si passino veramente la mano sulla coscienza. Molte di queste persone che stanno in questo tribunale, che sta in questa procura, perché veramente si devono passare una mano sulla coscienza.